Finalmente è disponibile la nuova modalità roguelike di Genshin Impact. Il suo nome è il teatro immaginario. Andiamo a vedere come funziona dopo la sigla. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. Sono super contento perché dopo tanti anni è arrivato anche per Genshin Impact il momento di avere una modalità roguelike che aumentasse la longevità, specialmente nei periodi morti tra delle patch non proprio importanti e le altre. Questo è un contenuto che già funziona, abbiamo visto simile da altre parti, tipo il simulator di University on Kaiser Rail o nel recente Wuthering Waves, quindi sono molto emozionato e non vedo l'ora di vedere come funziona. Innanzitutto lo avete disponibile dalle 11 di questa mattina, 1 luglio, e per raggiungerlo dovete andare con una semplice quest velocissima che vi apparirà. Dovete andare a Mostad, entrare dai Cavalieri di Favonius ed esattamente nella libreria avrete una stanza dove ci sta l'anticamera del teatro. Dopo un breve intermezzo avrete accesso al libro Il Teatro Immaginario al Tomo, che vi porterà direttamente alla modalità. Tutto è seguito da un tutorial che io non lo so, forse per i termini utilizzati, forse perché dovevo spenderci un po' più di tempo, ho trovato un po' confusionario, quindi cerco di essere un po' più conciso, un po' più facile da comprendere. Comunque avete quel tutorial, nel caso è tutto chiaro lì, saltate direttamente dopo alla parte che ora divido in capitoli in cui cominciamo direttamente il theater. Prima cosa, ogni theater dura 30 o 31 giorni in base al mese, quindi dura un mese, in questo caso 30 giorni e 17 ore, lo trovate in alto a sinistra. Le regole di ogni theater sono stagionali, vanno seguite per ogni versione. Ad esempio, in questa stagione abbiamo una regola: possiamo usare solo personaggi Piro, Elettro e Anemo. E in questo caso vedete che ci sono Arlecchino, Toma, Chlorine, Cookie, Vagabondo, Farzan come personaggi di apertura, quindi sono quelli che verranno spinti ad essere usati e avranno anche un bonus importante anche fuori dal teatro. Oltre che agli ospiti d'onore speciale, personaggi speciali, ospiti che vengono dati direttamente dal gioco, e quelli poi è una cosa a parte, che possono essere anche di elementi diversi. Questo è importante avere ben chiaro, che questi personaggi sono quelli che userete all'interno di questo theater, e anche se non li avete non temete, perché verranno dati direttamente dal gioco. Come potete vedere, vi possono essere dati di prova e li trovate qua in alto a sinistra. Ad esempio io prenderei una Faruzan di prova, perché la mia è il 60 e il requisito minimo è 70, lo vedrete dopo, e gli altri invece sono tutti miei, posso cambiarli, modificarli eccetera. Questi ultimi hanno quel famoso bonus, se cliccate benedizioni hanno quella benedizione che durerà tutto il mese, ovvero quando i personaggi elencati entrano nel tuo gruppo i PS massimi, l'attacco e la difesa aumentano del 20%. I suoi effetti si applicheranno sia all'interno che all'esterno del teatro immaginario. Non lo specifica apertamente, ma dovrebbe funzionare anche in abisso, motivo per cui vi dicevamo che quest'anno mese l'abisso era più duro, ma aspettate che arrivi il theater, perché gente come Chlorinde, gente come Cookie, gente come Arlecchino avrebbero comunque un incremento notevole dei propri danni, attacco, difesa e di vita, che vi permetterebbero magari di avere quel plus in più per farlo un pelo più agevolmente, quindi teneteveli da conto. Ma Zerga, ma mi hanno detto che ci sono i personaggi degli amici, come faccio? Vedete qui che mi sono spostato? Cast di supporto, dovete cliccare esattamente questo. Il cast di supporto prevede proprio quello, la messa a disposizione dei vostri personaggi per i vostri amici. I personaggi del cast di supporto possono assistere gli amici. I requisiti elementari di questa stagione rimangono quelli, ma non siete vincolati semplicemente a questi. Potete mettere anche personaggi che non siano corrispondenti con i seguenti elementi. I personaggi del cast possono assistere i nemici, durante le esibizioni possono essere fino a un massimo di 7. I personaggi che rispettano i requisiti del tipo elementale della stagione, così come gli ospiti di onore speciale, possono essere invitati dagli amici. Ora, io provo a mettere Nubilette e Naida anche se non rispettano i requisiti. Vediamo quello che succede. Questa parte non mi era ancora ben chiara. Io sapevo che gli ospiti d'onore potevano essere inseriti, lo vedremo dopo, anche se non sono dell'elemento. Però questa è una cosa che non so, vedrete voi. A me sembra che si possa, perché ho visto amici proporre personaggi che non erano di quei tre elementi. I personaggi del cast di supporto possono assistere gli amici fino a 15 volte per ogni stagione. Quindi dosateveli. Vi do il mio Diluc, vi do la mia Chlorine, la mia Arlecchino, una Jhin, un Kazuha, vi metto Nuvilette e vi metto anche Naida a sto giro. Confermate cast e questo viene inserito. Ora non penso che ci sia l'anteprima personaggio, no, è l'anteprima personaggio solamente dei miei, che vi fa vedere quello che avete equipaggiato. Bene, ricompense. Ogni volta che noi completiamo una delle 8 stanze abbiamo, completo un atto per la prima volta, un risultato unico bonus. Come potete vedere, al terzo, il primo boss, abbiamo 2 mezzalune, al secondo boss una billetta a scelta, all'ultimo un altro 2 mezzalune con ricompense chiaramente in primo
e anche in soldi e Hero Suite. Invece queste sono le ricompense che riscattiamo in questa stagione. Prepariamoci per l'esibizione. L'esibizione si divide in modalità facile, modalità normale e questa che vedete sotto di me, sopra di me, modalità difficile. Che cosa cambia? Cambia la quantità di room, di scene che dovete fare e i boss. A modalità facile avrete un solo boss, a modalità media due boss, a modalità difficile ne avrete tre. Potete fare il punto di informazione per avere le tattiche da utilizzare contro i determinati boss. Quindi vi aiuta da questo punto di vista. Queste sono le anteprime ricompense che vi facevo vedere prima. I requisiti sono questi elementi, ma per partecipare all'esibizione avete selezionato almeno 18 personaggi, 14 o 10, facile 10. Medio 14 e in difficile almeno 18. Il livello per facile e normale è 60, mentre per il difficile è almeno il 70. E puoi invitare massimo un personaggio del cast di supporto, ovvero degli amici. Configuriamo il gruppo. Come vi dicevo, questo è il gruppo configurato da quelli di apertura. La mia Faruzan è quella di prova, perché non ho una Faruzan all'altezza. Potete selezionarli, potete cambiare l'equipaggiamento, vedete tutto comunque qui in basso a destra con l'anteprima personaggio. Cast di riserva. Puoi aggiungere membri del cast di riserva al cast principale, quindi in più al cast principale, che è già presente, completando eventi di combattimento e scegliendo eventi compagni. Quindi è gente che può arrivare o ad aiutarti o a fare cose all'interno del tuo percorso. Gli ospiti d'onore speciali, che sono questi, vedete che non corrispondono a Nemo, Piro o Elettro, sono dei personaggi selezionabili che non hanno bisogno di soddisfare i requisiti per la stagione. Io metterò loro e poi mi metto, per esempio, vediamo un po', un Bennett, mi metterò una Raiden, mi metterò un Kazuha, mi metterò un Diluc, una Chavrose, Kino... vediamo un po' che altro potrei mettere di quelli degli elementi nostri. Una Jin potrebbe avere, ok? Potrei anche invitare un cast di supporto, volendo, e facciamolo. Quindi tolgo magari dall'equazione un attimo lui, invito qualcuno. Vedete, questi sono i cast di supporto dei miei amici. E qua confermo che possono essere anche non dei tre elementi, come vi dicevo prima. Io avevo messo il mio Nuvilette. Prendiamo... prendiamo l'Eizu di Asia, che so che è bello forte, e prendiamo la Sigwinny di Taki. No, non c'hai elementi, non c'hai così abbastanza alti. Mi tengo questo com'è e mi metto lui. Perfetto, così almeno abbiamo un cast di supporto e tutti gli altri sono miei. Ho dovuto rifare i personaggi perché la prima run mi hanno fatto un... Confermi? Confermo. Partiamo con la room numero 1. Andiamo con... qua possiamo... compagno selezione, compagno casuale. Io prenderei un compagno selezione. Posso confermarlo? Posso prendere un altro personaggio a Nemo? Allora, voglio... Prendo Enzo, in verità. Prendo Enzo di Asia. Vediamo Enzo di Asia come funziona. Battaglia normale. Cerco di usarmi veramente le cose più oculate, perché non è facile, raga. Vi assicuro che non è proprio... una cosa semplice. Potrei giocarmi lei con... allora, quindi 1, 2. E metto Toma, che non è che mi faccia proprio volare. E metto dentro lui. Non è una roba che... non mi fanno impazzire come personaggi. Non mi piace tanto giocarli. Però, insomma, almeno me li levo. Mi levo un po' di Anemo. Ma ne ho un paio che mi servono, credo, più avanti. Che figo qua il teatro quando si apre. È meraviglioso. È veramente bello quando si apre. Ok. Allora, andiamo un po' con Vagabondo, anche se io veramente con Vagabondo faccio schifo. Ah, qua devo attaccare, sconfiggi gli avversari usando attacchi normali, lol. E io ovviamente cosa stavo facendo? I caricati. Ok, però già ho già fatto il grosso, quindi vediamola così. Lei, a posto. Ora, se lei riesce a fare... se riesco a far fare tipo una burst con lei. Ora voglio fare tipo... no, non riesco a fare la burst con lei ora. Ah, sì che riesco. Voglio vedere il colpo. Bam! Lol. Vabbè, vabbè, dai, buono. È buono il colpo di Eizu, dai. Asia ha fatto un bel lavoro. Ha fatto un bel lavoro. Ha fatto un bel lavoro. Dai, 70 e passa sono buoni, eh. Madonna, è nulla. Non gli faccio nulla. No, 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 raghi, non gli faccio veramente niente. Preferisco Enzo tutta la vita.
Ah, è arrivato il fulmine che colpisce il personaggio? Cioè, sono riuscito a non ucciderlo alla fine, sto a fare. Ma porco cane. C'ho vagabondo che non è buildato bene io. Un vagabondo veramente umile. Però vabbè, andiamo avanti. Bennett, oh mamma, mi sta andando un botto di support. Ok, andiamo avanti. Scorta misteriosa che è gratis. Consumi tutti, no? Consuma tutti e un membro del cast di riserva casuali si unisce. Vabbè, preferisco un dono mirabile. Quando personaggi iniziano a reazione di vaporizzazione, eccetera, le resistenze fisiche di tutti gli elementi del nemico si riducono del 10%. Non ho più un soldo, quindi devo andare a fare un'altra battaglia normale. Contro Geo, i requisiti quali sono? Vediamo un po'. Cerco di usare i più scarsi che ho. Turbinio, perfetto. Mi gioco veramente loro, così mi levo sta roba. Di Turbinio penso che sia una roba che si possa fare, no? Spam! No! No! Brutto gesto questo! Bruttissimo gesto questo! Ma come? Vabbè. Vabbè, niente. Vabbè. Ok. Vabbè, qualcosina. Riusciamo a farli fare. Ok. Anche Toma è proprio buildato male, raga. Bella sta comunque questa cosa che ti spinge. Che ti spinge a buildare bene i personaggi, cioè. Ce la facciamo? A caricare. No, non so quanta R abbia la. Non so quanta R abbia la Faruzan di prova. Però vabbè. Vabbè, ora basta per fortuna. Ok, è bastato. Per fortuna è bastato. Bene, mi sono levato dei personaggi che tecnicamente non volevo. Entra Diluc. Entra Diluc in campo col numero 9. Attenzione. Allora, ho 60. Compagno casuale o dono mirabile? Dono mirabile. Voglio, dopo aver innescato sovraccarico agli avversari, ricevono più danni. Sì. Contro epico. Ok, qua o Clorind o Diluc, mi terrei Clorind e mi giocherei Cookie. Boh, oddio, mi faccio 1, 2, 3, 4, per forza. Cerco di tenermi Clorind. Qua, cioè, c'è un po' di roba che si può fare, sinceramente, quindi... Uno, due, tre. Ok, e ora arriva lei. Se questo si stanca, lo spacco. Meno. Non mi dà il bonus se non lo sconfiggo se è sfinito, vero? Ti sfinisci per favore? Secondo me non si sfinisce lui. Non gli ho fatto abbastanza danno elettro. Non si sfinisce mai più lui nella vita. Ma aspettiamo ancora un attimo, abbiamo ancora un po' di tempo, ma... Eh no, vabbè, pazienza. Fa lo stesso. Ok, andiamo avanti. Ne ho perso 20 boccioli. Bene, è arrivato Kazuha. È arrivato Kazuha, alla grande. Gratis, scorta misteriosa. Un personaggio casuale con 0 punti vitalità torna. Non vagabondo, ti prego. Va bene, Izu. Posso invitare un compagno? Sì. Voglio invitare tra questi Sejuini, così me la levo. Così non mi ricapita poi dopo. Battaglia sequenziale. Mercoledì non ho visto. Vabbè, ho Kazuha nella sequenza di difesa. Madonna qua. Ho Kazuha nella sentenza di difesa. Dovrei farcela. Questi sono duri perché bisogna difendere il pilone, immagino, esatto. Quindi, assolutamente, Kazuha, Diluc, chi sacrifico? Bella domanda, mi sacrifico Bennett Sejuini, perché poi dopo
Sì, bene, Sigini. Perché dopo mi serve fare più danni. Quindi, bolla. Ok. Tutti insieme appassionatamente. Boom. Ok. In verità, un turone che dovrebbe andare. Questa è la Sigini di Maki, no? Sembrava di aver preso la Sigini di Maki o sbaglio? Mi ricordo se avevo preso la Sigini di Maki o mi sono confuso. Quello là dovrebbe morire, sì. Ok. Olè. Ok. Non deve farlo scendere sotto il 15%. Sembra una cavolata, ragazzi, non lo è. Secondo me non lo è. Specialmente se non hai il team. Specialmente se non hai il team, è un macello. Bella la musica, oh. Vuole punturone? Fastidiosi da morire. No, la schiaccio sempre il 3. Perché sono abituato ad avere ad averlo sul 3 io, Kazuha. Ed è una roba un po' così. Vabbè. Quando tu hai una preferenza sui tasti, è normale che poi sei abituato a giocarli in quel modo. Però è figo il fatto che ti... ce l'ho fatta. Che ti aiuti a migliorare questa modalità anche da questo punto di vista. Arriva Raiden. Arriva Raiden, arriva Raiden, arriva Raiden. Let's go, andiamo avanti. Ci fa bene, c'è tutto là in fondo. Scorta misteriosa. Ripristina un punto vitalità di un personaggio casuale, ma l'evento del combattimento totale, il personaggio attivo perde un 5% di propria vitalità ogni volta che infligge un colpo critico. Prega niente. Vabbè, tanto è a lei. Donami. Il numero di colpi critici e triplo di mentale viene conteggiato. Questo qua è bello, che ogni 4 tira una botta. Infatti l'ho potenziato. Selezione compagno. No, vabbè, non selezioniamo più niente, dai. Vabbè, c'ho un po' di personaggi adesso. Andiamo avanti. Battaglia normale. Loop. No, i lupi vorrei evitare. Prendiamo i mech. Sui mech noi prendiamo... Vediamo un po'. Mi devo tenere bene per dopo Arlecchino. Quindi possiamo giocarci. Una, due, tre. E possiamo salutare a sto giro... Possiamo salutare a sto giro Cookie. Sì. Sì. È brutto da dire, ma... È un po' brutto da dire, ma... È così. È così. Ah, turbinio, cacchio, non ho controllato. E vabbè, raga, niente turbinio. No turbinio for me. Fa nulla. Vorrei tirare una burst, ma la tirerò dopo. La tirerò tipo ora. Se me lo fanno fare. Se me lo fanno fare. Perché apparentemente non volevano. Vabbò. Madonna santa, per morirci. Vabbè, doppio healer a sto giro che mi aiuta. Ok. Sbam. Olè. Ah, comunque sono 30 avversari, eh. Cioè, non sono bruscolini, eh. Cioè, non ne devi fare due. E 30 cominciano a essere un discreto numero, secondo me, eh. Non sono pochi. Ah, erano di qua, vabbè. Sono tipo tutto spostato male. Ah, sì. Perché erano tipo tutti qua, vabbè. Ok. Vole. Ancora due. 18 secondi dovrei farcelo. Peccato per i turbini. Vabbè, quello... Ah, comunque ne ho già sconfitti più di quelli che avrei dovuto. Ok, ok, chiaro. A posto. Bari bari boom boom. Ok.
Non ho fatto i turbini, ma vabbè, fa niente. Mi devo tenere certi personaggi. Arriva Beidou. Bene, bene, bene. Così ho lo scudo per dopo. Donami. Give me money. Tutti i membri del gruppo fanno 3% di danno aumentato. Bene. Per ogni punto vitalità che il gruppo possiede, i danni inflitti aumentano. Non ne hanno tantissimi. Siamo un po' ridotti un po' così, ma... Ok, secondo boss... Cerchiamo di concludere quella parte lì, tenendoci però, mi devo tenere per la fine. Quindi, per esempio, mi devo tenere a... Sto pensando. Perché ad esempio qua io posso giocarmi tranquillamente, potrei giocarmi Arlecchino. Posso giocarmi Arlecchino qua. Sì, qua mi posso giocare Arlecchino, dai. Mi gioco Arlecchino... E mi gioco... Sì. Mi gioco così. Non è il top, però vabbè. Allora. Va bene. Ok. Qua lo spacca. Questa la spacca veramente. Devo spaccare anche l'altro, però... Ok. Vabbè, qua un po'. Very bad. Qua troppo. Troppo su questo. Un po' più su di lui. Madonna, che botta che gli ho dato. Madonna, che botta che gli avevo dato a lui. A posto. Qua con Arlecchino almeno sono tranquillo che sarei andato dritto. Prendo tutto, vado avanti. Torna Leizu di Asia. Oh, lo sai che quasi il 40% di voi non è ancora iscritto al canale? Mi raccomando, iscriviti, metti like, aziona la campanella, così non ti perdi nessuno di tutti i video che io pubblico ogni giorno. Ti aspetto anche live. Ora servono delle tessere che mi diano dei recuperi, perché selezione compagno... Ok, 20. Selezione compagno casuale. Compagno casuale. Fondi insufficienti. Vabbè, battaglia normale. Battaglia normale. Almeno mettiamo numero e non sacrifichiamo Clorinde. Che Clorinde mi serve dopo. Non ho shielder grossi, Stare attento dopo, perché non ho shielder grossi. Mi serve un healer. Azz. Stavo pensando adesso. Mannaggia. Attacchi caricati. Sconfiggi gli avversari usando attacchi caricati. D'accordo. D'accordo. Però io qua ho bisogno di danno. Potrei poter usare una Clorinde. Una Clorinde potrei poterla usare. Potrei fare sto lavoro qua. Per cominciare a usarmi un po'. Vabbè. Mancati, va bene. A posto. Finché stanno in volo. Vabbè. La pallina rimbalzina. Sono io, ragazzi. La pallina rimbalzina. Benvenuti. Sono io. La pallina rimbalzina. Che palle. Ok. Aspetta, fermi. Ok, con l'attacco caricato l'ho fatto all'ultimo, perfetto. C'era il bonus di sconfiggere uno con l'attacco caricato. A posto. È la sagra della Nemo. Però bene che arriva un healer grosso come lei, perché se alla fine ci sono coppelli o coppelia della, dell'Irio. Bisogno di doni. Di doni. Il numero di attacchi caricati, questo. Quello del Piro. Non posso fare altro. Scontro epico. E qua mi massacrano coppelli e coppelia. Allora. Per coppelli e coppelia dovremmo esserci.
Uso un attacco uso e per distruggere lo scudo. Non ce l'ho. O forse ce l'ho. Non mi ricordo se lei ce l'ha. Può essere. E allora, con calma. Con calmissima. Uno, due, tre. Non ho scudi, però va bene così. Sì, direi che i personaggi Piro sono avvantaggiati. Non ne ho. Buongiorno. È andata così. Fa niente. Fa nulla. Riesco comunque, per fortuna. Le interruzioni sono sono diventate una roba, queste interruzioni. Sì, no, no. Mi ero preoccupato principalmente, non vi dico per nulla, ma sono stato bravo a gestirmelo a modino. Sono stato discretamente bravo a gestirmela prima, quindi va bene così. A posto. Niente. Che fastidio. Che fastidio. Comunque sì, l'ho rotto con l'osia di Clorinde. Andata bene. Perché ho fatto anche il bonus. Olè. Dovremmo avercela fatta. GG. Primo giro a difficile l'abbiamo fatto. Co-protagonista dello spettacolo. Perfetto. Col bonus finale anche. Vedi, onori e riconoscimenti. Bella come modalità, eh? Bella. Un po' sui bonus, un po' così. È un po' poco chiaro, però figa. Però molto figa, sono molto contento. Superstar, miglior attore o miglior attrice? Raiden. Ah, ok, per i quantità di danni inflitti. Bello che ti dicono chi è stato il più forte. Che figata. Basta? Superstar, numero di avversari sconfitti. Raiden. Ok. Avrei voluto un po' di altro. Va bene. Nessun altro? Numero totale di personaggi apparsi 17. Castellare. Squadra più veloce nel completare l'esibizione. Vabbè, ero con Clorinde. Facevo i danni del signore. Cast di supporto. Enzo. Lenzo di Asia. Fantastic Fury usati 805. Elenco interpreti. E qua ti dice tutti quelli che ci sono stati. Atto 1, che ho missato, mannaggia me. L'atto 1 è duro, perché con Toma conciato in sta maniera. Cioè, io adesso passo la mia vita a buildare Toma. Impazzisco. Grazie ai tuoi sforzi hai dato vita a un'esibizione superba. Il pubblico è già ansioso di assistere al tuo prossimo spettacolo. Che carino. Molto carina anche questa cosa finale. Peccato che non si possa... Ah, si può saltare. Record attuale atto 8. Ci ho messo 10 minuti. Ok. Mi manca una stellina iniziale. No. Bello, bello. Sono contento. Mi è piaciuto, ragazzi. Io, insomma, spero che sia piaciuto anche a voi. Lì sono le ricompense. Ora, se vado a prendere le ricompense, cosa succede? Ah, ecco. Riscatto tutte le mie ricompensine. Per l'appunto, per aver fatto fino all'atto 8. Confermo tutto. Dono del debutto. Perfetto. Dovrei aver fatto già tutto. E ho finito. E poi vabbè, c'è tutta la questione delle, credo, delle medagliette, degli incarichi, insomma, lì poi vediamo un pochettino con calma, esatto. Va bene, io vi ringrazio tanto per essere stati con me, vi aspetto live, oggi partiamo già prima, verso le 2, in modo da giocare molto anche a questa modalità. Vi auguro una buona serata, grazie, sei Top Zerga, ciao belli!